Amiche e amici, ben entrati nell'ufficio del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Veniamo a queste ore, alle prossime ore. Diritto allo sciopero? Sì, è sacrosanto, non si tocca, è previsto dalla Costituzione e dal buonsenso. Esiste anche il diritto al lavoro di milioni di italiani che non possono rimanere fermi a piedi per un intero giorno e un'intera notte. È solo questo che diciamo a Landini. Condividiamo la richiesta del garante degli scioperi, scioperate, ma per una fascia oraria limitata per permettere a chi deve andare a lavorare, a chi deve andare a scuola, a chi deve andare in ospedale, a chi ha una visita medica, a chi ha un appuntamento di lavoro, a chi deve prendere il treno tutti i giorni poterlo fare. Perché ogni giorno sono circa 20 milioni gli italiani che usano il trasporto pubblico, tram, autobus, metropolitane, treni. Quindi una estrema minoranza sindacale politicizzata non può negare il diritto al lavoro e alla mobilità a 20 milioni di lavoratrici e lavoratori. Che nel 90% dei casi di scioperi siano convocati il venerdì, il lunedì o nei prefestivi, lascio a voi giudicare. Mi spiace che il PD e i partiti della sinistra, che una volta difendevano il diritto al lavoro, il diritto all'operaio di poter prendere il treno o la metropolitana, adesso invece assecondi i capricci di qualcuno. Pensate a un venerdì interamente senza autobus, senza metropolitane, senza mezzi pubblici, senza taxi, senza treni, pensate al caos, agli ingorghi, al traffico, alle ore perse di salute, di lavoro, e pensate all'inquinamento in più. Quindi non si può stare con Greta il giovedì e con gli inquinatori il venerdì. Diritto allo sciopero. Buonasera Salvini. Sì, sì. Sacrosanto. Però... Ma nel rispetto di chi lavora. Vabbè. Voi lavoratori volete scioperare? Certo. Sì. Ma me la spiegate una cosa. Se dovete andare a scioperare, non ci sono i mezzi pubblici, perché chi li guida è a scioperare. Cosa come fate dicendo? Ad andare a scioperare se non ci sono autobus per poter andare a scioperare? Ma non si va a scioperare. È la sinistra che prima i lavoratori voleva mettere sui treni per mandarli a lavorare, oggi non li può mettere perché chi guida i mezzi pubblici è a scioperare. Cosa sta dicendo? Scioperare e lavorare. Ma a lavorare o scioperare? Ma si può scioperare? Cosa? Sì. Però lei non... Scioperare? Sì. Sì. Sì, ma, ovvio, ma nel rispetto dei treni, sì, delle regole, del garante, della legge, del buonsenso, delle mamme, oh, mamma mia, degli infermieri, sì, ma infatti... delle tate però, che cosa? Prendono il posto delle mamme che non vanno a prendere i figli a scuola perché la sinistra li manda a scioperare. Ma cosa sta dicendo? Ma si può. Ma no, ma guardi... Lei è contro lo sciopero, no, scioperare. Però lei precetta. Sì, sì. Ma nel rispetto degli insegnanti, sì, va bene, dei dentisti... Ah. Degli stagnini, gli stagnini, degli strozzini, cosa perché no, dei piloti di ultraleggeri. Ma cosa c'entra? Ma può un pilota di ultraleggeri che vuole andare a pilotare un ultraleggeri leggermente leggero si deve fermare perché c'è lo sciopero delle metropolitane che non lo portano a pilotare gli ultraleggeri perché il signor Landini vuole scioperare il venerdì? Mamma mia. Ma mai che si veda uno sciopero il martedì, sempre di venerdì? Come mai? Ma perché sì? Perché così? Sì. Gli operai di sinistra possono andare a sciare nelle valli piacentine. Ma non c'è, e grazie non al sottoscritto che ha precettato lo sciopero, tu operaio nelle scialle piacentine a bere il Vov. Non si va. Non ci vai. Ma non si va a sciare a Piacenza. Sì, sì, gli operai, ma non il venerdì. Perché scioperano il venerdì? Perché, secondo così lei? Si prendono due giorni pieni per divertirsi. Ma no. Lo sa dove vanno? Dove vanno? A cavallo. A cavallo. Dove? Nei dove? Cantieri della TAV. Ma la smetta. Li hanno visti gli operai. Ma dove? Giocano a polo davanti alla petrolchimica di Porto Marghera. Non prenda in giro. Sono visti operai veleggiare sotto l'Ilva di Taranto. Sotto, sciopero. Certo. Sì. Capito? Sì. Ma limitato. Sì. 3-4 ore sì, in una fascia protetta. Lei infatti che poi chi sciopera sono sempre gli stessi. Quali? Che si lamentano. Gli stessi che si lamentano, quindi... Dell'inquinamento. Vabbè, ma cosa ma c'entra? Se blocchi i treni, i porti, le metropolitane, gli autobus, gli ultraleggeri, ma i droni, crei un ingorgo che inquina più di 7 vulcani. Ma no, ma in questo Islanda, è pretestuoso. L'Islanda, dove ci manderei tutti quei sindacalisti che finiscono con la desinenza ai nini. Sì, abbiamo capito, Landini. Che se non ci fosse il sottoscritto sciopererebbero 3 giorni consecutivi. Vabbè, ma che male che solo ci un matto può pensare di fermare il paese in Italia per 3 giorni consecutivi. Addirittura.
Addirittura, dai. Io tutti quelli che finiscono i nini, sì, abbiamo capito, che hanno quella desinenza i nini, sì, che vogliono scioperare per 3 giorni consecutivi, li manderei in Islanda, ma no, a fare le uova sode nei geyser. Ma Reykjavik, 120 chilogrammi di chili, di gradi. Cosa? Di gradi, va bene, sì, sì. Gianluca mi scrive, posso farti vedere il video di uno squilibrato che finisce i nini che voleva scioperare per 3 giorni? Chi è? Ah, c'è qualcuno quindi che voleva farlo per 3 giorni. Orgoglioso di vederlo, amico Gianluca. Sono curioso. E ricordati, anch'io, Gianluca, che se è vero che questo signore che finisce i nini voleva scioperare per 3 giorni, lo mandiamo subito in Islanda con le uova. Chissà chi sarà. Vediamolo. Via. La Lega lancia questa proposta. 3 giorni. Aia. Nella prima settimana di novembre blocchiamo tutto, fermiamo tutto, era lei, non compriamo più un accidente, non consumiamo più un accidente, non paghiamo più una lira, ma ci fate votare, detto lei, e torniamo un paese normale. C'è bisogno di milioni di italiani, c'è bisogno che mamme, papà, produttori, infermieri, medici, quelli di prima, si fermino per 3 giorni e basta, così non va, ripartiamo da capo. Segretario, scenderete anche in piazza in quei 3 giorni? No, ovvio. La piazza è casa nostra. E quindi? Islanda arrivo. Non posso partire, purtroppo c'è lo sciopero c'è in lo Italia. Sciopero. E allora tutti insieme diciamo sciopero? No. Cazzo sì! No. Viva Landini! No. Sciopero, 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 sciopero! Signore e signori, Maurizio Crozza! Ciao fratelli. No, ma come abbiamo fatto noi italiani a mettere al governo un politicamente bipolare come Salvini? Cioè, lui a seconda delle annate sostiene o calpesta i diritti dei lavoratori. Evidentemente il 2023 è l'annata del calpestare. Salvini è la precettazione, chi disubbidirà subirà le conseguenze. Ora, ma scusate, si è mai visto uno sciopero generale fatto contro un governo, con il governo che lo vieta perché non gli piace? È ovvio che al governo non piaccia, se no sarebbe uno sciopero per il governo, non contro il governo. È il concetto stesso di protesta che viene meno. Obiettivamente qualche anno fa, quando Salvini minacciava di bloccare l'autostrada con i trattori, mica chiedeva il permesso al governo, me lo fai vedere. Guerra del latte, pronti a marciare su Roma con i trattori. E che cazzo? E tu pensa, con le norme che lui ha approvato ieri pomeriggio, ora per il blocco stradale, si beccherebbe fino a 2 anni, tra l'altro. Magari lo facesse. Pacchetto sicurezza per blocchi stradali, pene da 6 mesi a 2 anni. D'altra parte, perché stupirsi se Salvini non comprende le ragioni dei lavoratori? Cosa vuoi che ne sappia lui? Sciopero Landini, non risponde duramente a Salvini, non ha mai lavorato. Non ha mai lavorato. Scusate, però come fa Landini a dire una cosa del genere? È una cosa forte. Salvini non ha paura, cioè Landini non ha paura che Salvini lo quereli? No. No, perché Salvini non ha mai lavorato, si può dire il GIP archivia la querela. Che bello. Volete dirlo? Ma diciamolo. Salvini non ha mai... Si può dire. No. L'ha deciso il tribunale di Bergamo, tra l'altro. Di Bergamo? Ma può un tribunale di Bergamo? Beh, che godere. Oh, magari da 2016 a oggi è diventato Stacanova, Perché ragazzi, un lavoro ce l'ha lui. Lui, sai cosa fa? Non è facile. Cambia faccia ogni anno. Lui si sveglia la mattina, guarda il meteo dei sondaggi e decide lì per lì quale FAS mostrare. Altro che double FAS. Lui de FAS, genau una... che ricorda vagamente il Köln.
Ma vagamente, vagamente. Poi ci sono delle facce che io, nella mia ingenuità, in piazza, oggi, avrei voluto vedere insieme a Landini, ma che purtroppo, per motivi di strategie politiche, io non ho visto. Eccoli qua. Io avrei voluto vedere il quarto stato di Pelizza da Volpedo con loro tre davanti. Guarda che bello. Guarda che bella, tutta l'opposizione unita, col popolo dietro. E invece non ho visto Pelizza da Volpedo, ho visto sto cazzo da Volpedo, che li vedi insieme, Conte, Schlein. Andate oltre i tatticismi politici. Cazzarola, cercate di contrastare il governo, perché questa signora qui, fammela vedere, questa signora qui, eccola qua, non fa tatticismi. Lei va rapida e invisibile più di un sommergibile. Cazzo, ha tagliato l'assegno ai pensionati, ha ridotto i fondi alla sanità, ha tolto le risorse alla scuola. Capite perché oggi dovevate essere tutti lì? Che tra l'altro, se ci pensi, basterebbero 3 giorni di sciopero di Giorgia per far rifiatare il paese. Ma lei non può fare sciopero, lei deve sfatare dei miti. Allora, la Premier alle partite IVA. Non siete degli evasori, stop al fisco persecutore. Oh, finalmente, si sfatta un luogo comune. Le partite IVA non sono evasori. Brava Meloni, basta con queste menzogne. Tra l'altro, chi è che lo dice? Chi è quel bastardo che continua a calunniare le prove partite IVA ed evasione fiscale per il tesoro? 7 su 10 fanno nero. Ah... lo dice il Ministero del Tesoro, cioè fatemi capire. Noi viviamo in un paese dove la Premier dice esattamente il contrario di quello che sostiene il Ministro del Tesoro. È come se il navigatore nei rally dicesse al pilota curva a sinistra, sto cazzo a sinistra io non ci vado, vado a destra, perché non sopporta di girare a sinistra e fa precipitare la macchina nel crepaccio delle sanatorie. Fisco verso una nuova sanatoria, sul tavolo la cancellazione di 100.000 cause, un altro condono fiscale. Al prossimo giro agli evasori gli regaleranno direttamente una 24 ore col cash dentro e piace così. Cioè, senza parlare dell'ultima invenzione, il concordato preventivo. Riforma fiscale, come funziona il concordato preventivo per evitare i controlli del fisco per 2 anni. Tu vai dal fisco, dici quanto pensi di guadagnare e poi fai la minchia che ti pare per 2 anni. È la formula all you can pay. No. No. È tipo il ristorante cinese, no? C'è un prezzo fisso e poi mangi tutto il nero che vuoi. D'altra parte, cosa ci possiamo aspettare noi da una che dice che le tasse sono un pizzo di Stato? Meloni, dare la caccia ai piccoli evasori è pizzo di Stato. È forte, no? Cioè, secondo lei, in tutti questi anni, cazzo, io non ho fatto il mio dovere di cittadino e io ho pagato il pizzo. Ma non solo, ho anche sempre pagato l'anticipo del pizzo a novembre, il conguaglio del pizzo a luglio, per non parlare del commercialista, cazzo, ci avevo anche un complice, capite? Ma scusa, ma allora, se io ho pagato il pizzo allo Stato e io però qua, finita la puntata, io vado dai carabinieri e denuncio lo Stato. C'ho le prove, c'ho. Ho tutte le ricevute degli F24. No. Vediamola la Meloni che ci racconta che è un pizzo di Stato. Magari ci spiega meglio questa cosa del pizzo, perché voglio capirla. Fammela vedere, scusa. Dice la sinistra, voi volete gettare la spugna sulla lotta all'evasione fiscale. Mai. Però la lotta all'evasione fiscale si fa dove sta davvero l'evasione fiscale. Big company, banche, frodi sull'IVA, non il piccolo commerciante al quale vai a chiedere il pizzo di Stato perché devi fare caccia al gettito più che lotta all'evasione. L'evasione la devi combattere dove sta. Ed è quello che faremo, perché noi vogliamo ridisegnare completamente il rapporto tra lo Stato e il contribuente. Lo Stato non deve essere un ostacolo per chi ogni giorno si rimbocca le maniche, ma un alleato
per chi vuole produrre e investire. Lo stiamo facendo costruendo intanto un fisco più amico, con una burocrazia alleata, perché questo governo, tra le altre cose, ha avuto il coraggio di fare quella riforma del fisco che l'Italia aspettava da decenni. Il segno di uno Stato che si vuole fidare dei suoi cittadini. Io penso che questo sia uno strumento molto significativo, che racconta un approccio diverso dal passato. Intanto grazie per questo splendido pezzo di artigianato che mi avete donato. Tra l'altro voi sapete che io colleziono angeli, evidentemente lo sapete, quindi un pezzo pregiatissimo per la mia collezione. Davvero vi ringrazio per questo. Abbiamo varato la riforma costituzionale che introduce l'elezione diretta del capo del governo. Su questa riforma noi cercheremo il consenso ampio necessario in Parlamento. Però se non sarà possibile, allora saranno gli italiani a doversi esprimere con un referendum. Io confido che gli italiani non si faranno scappare questa occasione di realizzare la madre di tutte le riforme, quella dalla quale dipende anche la capacità di fare tutte le altre. Buonasera Meloni, io Presidente. Spero tanto sì? Che gli italiani votino per il premierato, ci tiene. Che è la madre di tutte le riforme. Lo ha già detto. Perché l'approccio dello Stato, no? Dico l'approccio dello Stato non è mettere i bastoni tra le ruote al piccolo commerciante che guarda caso sono 2 anni che non le funziona più il POS, non va bene, perché però purtroppo la linea le è saltata. No. Lo Stato non va a mettere il bastone tra le ruote perché il piccolo commerciante purtroppo sono 3 anni che si è dimenticato di cambiare il rotolino degli scontrini. Ma invece deve farlo, piccolo perché commerciante. Vabbè, ma io se non te sono amica, sì, de te me fido. Ho capito, ma non la basta. La sinistra dice allora getti la spugna all'evasione. Getto la spugna all'evasione. Sembra. Io? Mai. L'avete la spugna? Ah, c'ha la spugna. Io non la getto. Va bene, ma mai. Sì. Questa capito, spugna ma la tengo stretta. Ho capito. La tengo stretta, ma per le big company. Sì, ma non è che per le banche. Certo. Non certo per il povero commerciante a cui quell'infame dello Stato le chiede il pizzo. No, ma non si può chiamare pizzo. Io il pizzo come Stato non glielo chiedo. Mai, ma sono tasse, non pizzo. Ci devi dare i soldi dello Stato, se no ti arrestiamo. Ma ti pare che uno Stato possa comportarsi così? Ma deve farlo, mai. Le tasse, ma come mai? Alle big company li vai a chiedere i soldi. Sì, anche, ma e che approccio? Che approccio? Alle banche vai a chiedere i soldi. Appunto, ma quanti soldi abbiamo chiesto alle banche? Niente, no. Come? Niente, non avete chiesto niente alle banche, poi alla fine. Vabbè, domandare è lecito, rispondere è cortesia, le abbiamo chiesto lecitamente. Ce li date i soldi? E loro cortesemente ci hanno risposto: mai. Mai, appunto. Ma quindi non la getto la spugna. Però sì, se questa resta qua. Ho capito, la spugna. Lo Stato deve essere amico del cittadino. No. Lo va a trovare nel suo negozietto. Cosa? E gli chiede: com'è andata quest'anno? Come c'ha? So distrutto, lasciami perdere. Non è giornata. Ma non va bene, no. E dai, e confidati con lo Stato tuo. Ma non si può fare così. Me posso confidare? Vediamo sta scenetta dove va a finire. Certo. Avevamo fatto un botto di nero. Urca, e allora? Ma davvero? Sì. E quindi? Però sono piccolo commerciante. Ma non c'entra, si è fatto il nero. Sei mica una big company. No, te capisco, sei commerciante. No, invece no. Sì, sono tanto piccolo, dice certo. Lui. Adesso lasciamo andare a fare un giretto con quella. Cosa? Ah, cazzarola, che è? Una Lamborghini. Il Lamborghini è tutto tuo, sì. Sì, ma suo. Che non è mio. No. C'ho un usufrutto. Sì, è de nonna. Sì, è stata te la nonna. Te prego, non mi chiedere il pizzo. Ma no. Il pizzo a te. No, ma va chiesto. Mai. E secondo te io ho questo approccio? E che ho questo approccio? Invece. E che approccio c'hai? Dice lui Stato. Che approccio ha? Io di te. Mi fido. No, ma non può andare grazie così. Grazie Stato. Sì. Mi fate una chiacchierata. Cazzo, la macchinetta. Ma non e si divertite. Può. E rilassate. Mamma mia. Hai capito? Tesoro mio. Mazza come va veloce. Ma e ricordati solo che quando ci sarà da votare la madre di tutte le riforme, il premierato, di non mettere la crocetta su Fratto Ianni. Addirittura. Io Fratto Ianni? Mai. Mai, certo, figurati. Ciao amico Stato. Sì, sì. Ciao piccolo commerciante. Fa schifo sta scena, non si può fare così. E adesso fatemeli ringraziare questi piccoli commercianti. Pure. Per sto pezzo di cosa?
Ah, quello! Di angioletto artigianale. Bello, bella. Che mi hanno regalato, sì. Che pare un angioletto, perché sì. Quella so io. Ma insomma. Perché adesso. I piccoli commercianti sì. Si sentono protetti da me. Quello sicuro. Che sono il loro angioletto. Certo. Io sono il custode dei piccoli commercianti certo. Che se non se la sentono di dare il loro contributo allo Stato, io... Li proteggo. Ma non è che non devono sentirsela. Santa Giorgia chiude l'occhio. No, bisogna, le tasse vanno pagate. Che ci fa qui la spugna? Ah, mamma Possa mia. Via! Ah, addirittura, eh. Oh, ma scusa, vedi? Sinistra l'ho gettata. L'ha gettata. Che avevo detto io? Mai. Mai, Mai quindi... dire mai. Ah, ho capito. Arrivo, commerciante piccolo! Mamma mia. Andrea Zalone, Silvano del Pianare. Comunque, a parlare dei grandi evasori, parlare dei grandi evasori è un concetto trasversale. Riascoltiamoci un attimo Di Maio quando era al governo. E qui mi stavo va bene il limite al contante, vanno bene le multe per i POS, però non possiamo criminalizzare delle categorie. Cioè, per me oggi, se vogliamo combattere l'evasione in Italia, non possiamo combattere contro il commerciante. Quelle sono categorie che già sono state vessate, sono anni che si fa la lotta all'evasione facendo la lotta agli scontrini o per gli scontrini sì. E si sono totalmente ignorati i grandi evasori di questo paese. Abbiamo sempre detto che è inutile vessare i piccoli e lasciare che i grandi squali dell'evasione italiana facciano quello che vogliono. Ce lo siamo sempre detti. Ce lo siamo sempre detti. Ce lo siamo sempre detti. Dicono la stessa cosa. Sia Di Maio che la Meloni, cioè il ragionamento è identico. Uno vale l'altra. Cioè la politica è l'arte di rispondere ai desideri dei cittadini. E qual è il più grande desiderio degli italiani? Non pagare un cazzo. Metà degli italiani non paga né tasse né contributi. Della metà degli italiani, quasi quasi... Io, fratelli, mi ricordo ancora le conversazioni che si facevano dal barbiere. Sì, perché io fino ai 27 anni ci sono andato. Poi basta. E basta, poi mi sono tagliato i capelli a zero perché dovevo mettermi le parrucche. La mia non è alopecia areata, è staccanovismo. Comunque... Già all'epoca dal barbiere riguardo alle tasse tutti davano la colpa allo Stato sanguisuga e nessuno cazzo dava mai la colpa al barbiere. Overbacco. E tu dici, che cazzo c'entra il barbiere? Belin, se c'entra me lo fai vedere. Evasione fiscale per 700.000 euro da parte di un barbiere. Questo qui è fresco fresco, l'hanno stanato ieri a Catania. Coi soldi sottratti alle tasse si è comprato un appartamento, un deposito, un terreno, un SUV, tre utilitari e due moto. Ora io vorrei chiedere alla Meloni, Meloni scusa, se fotti 700.000 euro allo Stato, cosa sei? Un grande evasore, un piccolo evasore o uno stronzo medio? Comunque, io sono anche stufo di insistere su questo tema, io lo faccio da anni. E quindi ora vi farei vedere un punto di Paolo Pagliaro, che sull'argomento dice tutto, e dopo lo farei commentare da uno dei più grandi esperti di italianità che abbiamo in circolazione. Me lo fai vedere? Ecco. Guardate. In Italia la media delle tasse evase negli ultimi 20 anni è del 32,2%. Tutte le statistiche dicono che i lavoratori indipendenti, come professionisti, artigiani e commercianti, evadono in media il 70% dei loro redditi e ricavi, cioè dichiarano solo il 30% del dovuto. Ogni anno lo Stato viene derubato di circa 100 miliardi tra mancate entrate tributarie e mancate entrate contributive. L'Italia è primatista europea per quanto riguarda l'evasione dell'IVA, con una media di 33 miliardi l'anno.
Ultimamente il gap si è ridotto grazie allo split payment, alla fatturazione elettronica e alla crescente diffusione delle transazioni con carta di credito, novità alle quali il partito degli evasori si era tenacemente opposto. Io penso anche per i cazzi miei, io ho pensato anche i cazzi miei, a me ne frega perché ti chiedo, penso anche i cazzi suoi, mica pensa a me. Perciò fatti un po' con le cazze tu e non rompere i coglioni più. Questi sono tutti malviventi, questi pensano solo i cazzi loro. A te, non ti penso nessuno, te lo dico io, veramente. Buonasera, buonasera Razzi. Senta, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. E cosa pensa del fatto che metà degli italiani non paga le tasse? No, io questo non credo. L'abbiamo appena detto. Sì, tu sì. Sei sicura? Sì, sì. Non avrei mica preso un abbacchio. Abbaglio, semmai abbaglio, ma non importa. Io credo che se fosse, sì, così, se fosse così, è una cosa grava, tanta grava. Però guardi, ci sono i dati, che... Anche perché vanno a cercare l'ago. Che ago? Cosa? Cosa dice? Quello del Pagliaro. Che? Che la gente si è fatta le serate brutte. Ah, ho capito. Guardando l'ago del Pagliaro. Allora, si chiama il punto di Paolo Pagliaro. Non c'entra l'ago. Sì. Perché lo guardi anche te? Sì, sì, molto, molto volentieri. Sì, sì. Ma non ti puoi smarmittare il fagiolino come fanno tutti? No. Guardando il video della cantante Ero qui. No, Elodie. Vabbè, se lo vuoi dillo, però io ero qui. Vabbè, insomma, lasciamo perdere. Ma torniamo invece un attimo alle tasse, no? Perché metà degli italiani non le paga. No. Ma sì, abbiamo visto. Questo credo che sia una fuck-off news. Una fake news, semmai è fake. Ma quindi, cioè, secondo lei è una notizia falsa? Ma io non credo che metà degli italiani ancora paga ste cazzo di tasse. No, il ragionamento... No, la prego, no. C'è camera, però amico caro, tu non devi ridere, perché se te ridi tutta la camera fa così, amico caro. Cioè ci sono delle cose che lui può farlo, perché c'ha il microfono, però tanto non sono cacca nessuno, ma è qua se mi fai così. Però dice, anche... quarto grado della scala, però anche lei non lo accadessi, no? Vabbè, hai la sua benedizione, però no, è che lei non può ribaltare il ragionamento. Io credo, no? Che se fosse veramente così, che la metà degli italiani paga le tasse, è l'inciviltà totale. Ma no, invece il fatto che le paghino, che paesi evoluzionai tipo l'Africa, la Colombia, cioè, dove le tasse non le paga nessuno, sì. Se sanno questa cosa qua che noi metà le paghiamo, si piscia la mutanda dalla risata. Mamma mia, vabbè, è un discorso assurdo. Guarda, non ci posso credere. Secondo me hanno dato i numeri, ai numeri hanno dato il FARD. Cioè, hanno truccato i dati. Sì, vabbè, per far credere ai crucchi che noi siamo gente brava. Ma no. Cioè, se tu lavori allo Stato, se tu lavori nello Stato, che ti è data la crana. Sei uno statale. Allora è giusto che qualcosa ci dai anche tu indietro. Ma che ragionamento perché fa? Perché se te le regalano, poi qualcosa glielo ridai. Ma non è un regalo, no? Quello è un lavoro, è lo stipendio per un lavoro. No. Dai, la prego. Cioè, tu mi vuoi dire che c'è gente che coi soldi dello Stato paga le tasse e te fa lavorare anche? Ma certo, ma sono tanti. No, tra allora l'altro. Io mi fermo qua con l'intervista. Non mi riconosco più nei valori del cazzituismo. No, ma guardi, per fortuna, sanciti dalla carta. La Costituzione. No, igenica, quella che c'è nei bagni del Parlamento. Vabbè, non voglio saperlo. C'è scritto tutto, no? Il pensiero italico nei bagni. Ma non ci interessa. Che mentre aspetti da fare la crossa ti appunti i valori dell'italico pensare. Sì, va bene. Peggio mi sento se tu hai un'attività tutta tua, amico caro, poveri quelli che hanno l'attività sua. Gli imprenditori, che chi? Non so, il formaggiaio, ufficio. Chi fa i formaggi? Una rivendita di olio stanco. Esausto, si dice, non stanco. Un disegnatoio di crepe. Ma che cos'è il disegnatoio di crepe? Sono quelli che
colorano le finte crepe nella casa. Ma chi lo fa? Così tu puoi chiedere allo Stato il 190.000% ma non si possono disegnare le crepe finte. Insomma, io credo tutte le attività dove nessuno ti chiede niente e tu non dici niente. Ma come non dici niente? No, guarda che anche le imprese devono dichiarare i redditi. Ma è la legge. Non credo, anche. Anche se lo Stato è una grande famiglia perché ti dà un po' di crana, tu non ci puoi dire proprio tutto. Ma cosa? Non faccia paragoni che non c'entrano. Cioè, lo Stato è come la moglie. No, non è come non la moglie. Non è che a tua moglie ci dici che sei andata al night con le donne kebab. Ma cosa sono le donne kebab? Quelle attaccate al palo che si mettono tutti in giro. Vabbè. No. Scusate. Lasciamo stare anche sti paragoni, per favore. Ma che l'argomento Io è serio. Quello è un argomento. Io credo che quello alle mogli non ce lo dici. No, ma non è, può fare il parallelo. Glielo puoi dire, ma cari, allo Stato. Ci Stato, io sono andato con le donne kebab, fammi scaricare tutti i soldi dalla cosa. Non si scarica. Ma alle mogli no. Ma non c'entra. Dici che sei stato a disegnare crepe fino a tardi. Sì, però scusi, questo ragionamento è completamente sbagliato. No, io credo che siano tutte le cose che pensano pure gli italiani. No, fortunatamente no, perché ci sono molte. Le tasse vanno pagate. Ti dico ma hai rotto il coglione. Va bene. Tu devi pensare una cosa, te lo dico da donna kebab. No, non mi interessa. No. Fate, ragazzi, due. Sì, ho capito. Vabbè, non mi faccia fare il palo. Va benissimo. Amico caro, se vuoi pagare le tasse, paga. Un dovere di ma tutti. Non cacare il cazzo all'italiano medio. Ma invece bisogna che tutti lo vuoi capire che lo Stato è come uno yuppie milanese. In che senso? È un fighetto che invece della cocaina sniffa tasse. Ma no, chiede le tasse. È tossico indipendente. No, non faccia che più crana gli dai più ne vuole. Ma non è che ancora crana, ancora crana. Ma perché le tasse? Lo Stato dovrebbe andare a curarsi a San Pietro il Nano. Devo uscire dal tunnel della crana. Sì, ma deve guadagnarseli sotto da solo. No, ma no. Facendo il cameriere, lo Stato deve andare a fare il cameriere ma come deve, tutti. Ma no, ma un ragione. Come tutti i drogati ma che poi diventano panettiere, droghiere. Segna delle crepe, fai il cazzo che vuoi, ma lei sta parlando. Adesso cavati della minchia, anzi andiamocene. Ah no, e non la fa la canzoncina? Come me la paghi la canzoncina? Non lo so, col POS. Allora non posso. Ma la prego, è un peccato, perché la... Mamma mia, come ti sei intristito. Ma no, che carina la canzoncina. Amico dello Stato drogato, ma non ti sei intristito. No. Vabbè, vai che te la regalo. Grazie. Spiego, ti spiego il fisco, amico, se non dichiari un fico, lui non si arrabbierà. Che bella, sta legge innovativa, nessuno paga l'IVA e Giorgia trionferà. Levami sto pizzo, sì. Silvano Belfiore Band, Andrea Zalone. Tra poco con Red Ronnie, Feltri, De Luca, Mentana, tra poco. Dice di essere James? Ah sì. È il vero nome di Jimi Hendrix? Allora lui. Guarda che roba. È venuto il sole. Pazzesco. Ma che roba? Era una giornata che pioveva, sono arrivato che pioveva. No, ma poi... Ti arrivi in faccia. È l'allenamento a sapere che esistono altre dimensioni. Quando tu sei venuto nello studio di We Have a Dream sono arrivati Lucio Dalla e Luigi Tenco, così è arrivato Jimi Hendrix. Conoscendo la vita di Jimi Hendrix, conoscendo la vita di Red Ronnie, questa cosa qua forse anche a tua insaputa avrei potuto farla anch'io, che non sono un medium. Quindi se fossi stato io al posto di lei avessi voluto farti uno scherzetto. Ecco, lo scherzetto te l'ha fatto Jimi Hendrix perché ti sei frizzato. Non sono stato io, eh. Vediamo un po' se riesci ad entrare. Mai giocare con le entità, vedi che ti hanno fatto lo scherzetto? Sì, è saltata la luce e poi è riapparsa. Sa lo stesso che è successo stamattina a me quando stavo registrando il promo su Hendrix. Medita Ezio, ti è saltata la luce. Hendrix era ossessionato dalla numerologia, mi parlava dei numeri, del 9, dei numeri, e c'era il 9, tant'è vero che anche l'intervista esce fuori il 9. Perché ti metti a fare una diretta di Jimi Hendrix? Per un po' di motivi. Primo, non sai la risposta. Qualunque risposta tu dici è sbagliata, rifai vedere la data di nascita. Se tu noti,
Red Ronnie come frequenza sbaglio o fa 36? Che è 9. E vedi che James Marshall Hendricks fa 63? Che è esattamente l'opposto di Red Ronnie che è 63, che è 36. Sì. Vedi l'incastro? Vedi dove sì. lui ti chiama? Scritto tutto qui. Ecco qua. Ho parlato con 27. Chi è scritto qui. Chi tutto sarà 27? Qui. Me l'ha detto la Benassi. Ah, sì. A un certo punto la Benassi dice, c'è un 27 che sì. ti vuole parlare. Quando ho parlato con... Cazzo. Sì. Io ho detto... Ma non sarà che il 27 è Jimi Hendrix, che è nato il 27 novembre. Sì, gliel'ha detto lei. E lei non sapeva niente. Però lei gliel'ha suggerito. Cioè, cosa mi ha detto? Ha detto, certo. Certo. Allora io ho detto, ma... Mamma mia. È quello con la chitarra che suona, ehi Joe. Ma se gli ha detto tutto. Assolutamente sì. Ha risposto, vabbè, ma... E lei mi ha detto, James... Vabbè, sai che cazzo. Scoperto. Ma cosa? Come faceva a sapere che Jimmy si chiamava James? Non è tutta sta grande... Dente evidente, vabbè. È la prima riga su Wikipedia, la voce Hendrix. Ma infatti... Cazzo! Cosa c'è? Che è successo? Cazzo! Cosa ragazzi! C'è? Cos'è? C'è saltata la luce! Vabbè, capita, no? Appena ho detto Hendrix, saltata la luce, ma questa no. cosa, ragazzi, ma no. è incredibile. Ma scusa, sarà un calo di tensione. Lucio Dalla 7, ups! Cosa ha fatto? Cioè, ragazzi, è riapparsa la luce. Sì, cioè, tu dici Hendrix, va via luce. Ma no, ma succede. Ma no, ma succede. E cioè, Lucio Dalla 7, per... Quando siete a casa, che vivo via le luce, sì. non chiamate l'Enel. Ma come no? Devi dire, Lucio Dalla 7, ti riappare. Ma non io credo. Per far tornare la luce non schiaccio mica il contatore. No. Io dico Lucio Dalla 7. Mamma mia, ma no. Perché? Ma... No. No. Aspetta. Ecco, scusa, no. Perché lui è nato... Ha schiacciato lui con la pedana. Perché lui è nato il 4 marzo 1943. Ma Lucio Dalla, 1 sì. più 9 più 4 più 3. Quanto farà? 17. E chi se ne frega? E quindi? 1 più 7 non diventa forse 8? Sai che roba, 8, come fa a diventare 9? Così fa. Cazzo! Lui è morto il primo marzo, e quindi? Quindi 8 più 1 cosa vabbè. Fa? Vabbè. Scusa se fa 9. Scusa se fa 9. Tutti a fare un 9. Che è il numero energetico Jimi Hendrix, sì, sì, che certo. ha venduto la chitarra a me, sì. che ho tutti i dischi di Lucio Dalla. Ah, certo. Ma c'è la piantana sotto. Hai visto? Si è spenta la luce da sola. Non sì, è che si è spenta la luce. Sì, senti, come farà? 7! Eccolo lì. Grazie. Mamma Lucio. Mia, che pantomima. Perché Lucio ci sta ascoltando senza dalla altro, senz'altro. Lucio povero. Mi riaccende sempre la luce. C'è, certo. Dente evidente. Sei ridicolo. Hai acceso la piantana col piede. Ma infatti, si vede che. No? Cosa fa adesso? Mi sono risato. Cos'è che ha? Cazzo, mi sono risato. Cosa c'è? Mi sto canalizzando. In Luigi Tenco, cosa? Sta canalizzando in Luigi Tenco. Cos'è? Il sole. Mamma mia, che no, vabbè, ma. È misterioso. Ma sarà una lampada. Ragazzi, cazzo, è uscito il sole. Ma no. Stava piovendo. Senta, ho detto c'è... Tenco. È uscito il sole. Ma sarà accesa una lampada. Vabbè. Tenco. Tenco. 21. Luigi 3, 1928, è una data di 2 più 1 fa 3, marzo quanto fa? 3, 3. 1928, 10 più 11 che fa 21, sì. che non è neanche il giorno in cui è nato, sì. e tutti e due i casi, e 2 più 1 fa 3, 3. Me l'ha detto Tenco, ma mentre cosa? Ero frizzato, hai visto che mentre ero frizzato sì, si è frizzato da solo, mamma mia. Che poi è uscito il sole, cazzo, 3, cosa? Che fa? Cosa? 9. 3 per 3 come fa 9. Il numero di Jimi Hendrix. Ah, vabbè, ma è... Infatti, Tenco, sì. perché si è suicidato? Perché sapeva che sarebbe morto Hendrix dopo 3 anni. Ma cosa cazzo? Sta dicendo? È tutto scritto qua dalla Benassi. Ah, già, è tutto scritto qui. Della tante luci, tante ombre. Vabbè, un sì. po' felice, un po' triste. Sì. Se la beve? Se la beve? Come se l'è bevuta? È mezz'ora che faccio finta di scrivere. Ma come? Ha fatto finta di scrivere la Benassi? No, va bene. Cazzo. Cazzo. Tutte le volte che è in difficoltà, cazzo. Cosa sta facendo? È andata via la luce. Sì, non l'ha spenta lei. Cioè, mamma è incredibile, mia. Ragazzi. Cosa sta facendo? Guarda adesso. Com'è andata via la luce. Mamma mia. Cazzo, ma perché io mi sto? Perché, ragazzi, io mi sto. Sì, cosa cazzo, sta facendo? Come mi interessa fare... Cosa sta mi dicendo? Mi sto canalizzando. No, sì, certo. Non mi entra, sto qua.
cos'è sta roba? Mamma mia. Ciao Luigi. Sì. Ciao, come stai? Cos'è Luigi Tenco? Quello sarebbe. Sì. Cazzo, Luigi Tenco? Sì. E Dalla. E Lucia... perché siamo qua tutti insieme? Ma sono due burattini. Tengo in bianco e nero perché allora non c'era il colore. È in bianco e nero, sì. Cazzo, cos'hai che... detto mio amico? Vabbè. No, niente, Lucio, te lo giuro. Perché mamma... vedrai. Mamma mia. Vedrai. Che cazzo. Ma cosa fa? Ma... l'altra scena di scendita ho detto vedrai. Sì, sì, ma sono due burattini. È pazzesco, cioè, c'è ancora gente che non ci crede. Meno male. Ritegno sei senza. Red, che cazzo fai? Si vede che sei tu che muovi. Ma certo. Allora, sei senza ritegno, io ho le braccia qui. Sì. Cazzo, le vedi? Le vedi le mie braccia qui? Come faccio ad averle anche qui? Ritegno sei senza, ma se sono finte. Certo. Ma che cazzo dici? Sono spariti, Luigi Tenco, dai. Certo. C'è sceso anche il sole, mi ha lanciato qui due braccia con due piedi. E tornato, sono frizzato. No, la città è andata via. Cazzo, è andata via la luce. Ma spegni la luce, cazzo. È andata via, ma vaffanculo. Segui e commenta Fratelli di Crozza su Facebook, Instagram e X. Salve, ma è vero che rottamate tutto? Certo, signor Biagio. Ma anche la mia macchina praticamente nuova? Senz'altro. E se porti il mio motorino scassato? Certamente. Un sidecar, una motofarce, una via di trebbia. Ovvio. Eccezionale. Ma non è che posso rottamare anche mia suocera? Ne possiamo parlare. Parliamo. Evo rottama tutto. Evo 3 a soli 15.900 euro. Evo 4 a soli 16.900 euro. Evo 5 a soli 17.900 euro. Corri in concessionaria. PC, HDMI e USB. Black Friday incomprensibile. Laptop. Ascolta i consigli di Expert, perché la nostra consulenza che fa la convenienza. E il nostro Black Friday fa la differenza. Offerta solo per il weekend. Dyson V8 Absolute a soli 299 euro. Benvenuti. Quando ascolti una canzone che non sai cos'è, usi Shazam o chiedi a qualcuno. Più che altro. Più che altro. È molto divertente quando dai fastidio senza fare niente di male. Tu mi fai volare. Capezzoli sono più affidabili di Giuliacci. Fa freddo? Fring, ti vengono due ditali da Sars. Sì, augura Brian Adams. E un saluto a tutta la sua famiglia. Che tempo che fa? Domenica alle 19.30 sul 9 e in streaming su Discovery Plus. Se volete gustarvi lo spettacolo delle montagne più alte d'Europa, dovete venire in Valle d'Aosta. Se volete vedere le mucche pascolare tra le nuvole, dovete venire in Valle d'Aosta. Se volete gustarvi l'aroma del latte che sa di erba e di fiori di alta montagna, dovete venire in Valle d'Aosta. Se volete gustarvi la compagnia di André, dovete venire qui, in Valle d'Aosta. Oppure la Valle d'Aosta. Gustatevela così. Fontina DOP non è della Valle d'Aosta, è la Valle d'Aosta. Dettaglio numero 1. La selezione. Per fare il nostro miglior caffè selezioniamo solo l'1% dei migliori chicchi di arabica con zero difetti. Esagerati? Assaggiatelo. La qualità ama i dettagli. Il buongiorno si vede dal mattino. Inizia la tua beauty routine scegliendo MAT. Prova anche tu MAT Age Active, siero rimpolpante all'acido ialuronico puro. Protegge la tua pelle ogni giorno e fai volare il tuo benessere. MAT nutre la tua bellezza. Con Zurich e la nuova Zurich Bank puoi assicurare e investire per nuovi progetti e nuovi inizi. Proteggiamo salute, business, casa e ci prendiamo cura dei tuoi investimenti. Per tutto ciò che può cambiare in meglio. Chiama gli agenti Zurich e i consulenti finanziari Zurich Bank e scarica la nostra app Zurich. La tua storia, scrivila ora. Audacia, azione, avventura. Suzuki 4x4, fuori dai luoghi comuni. Suzuki.
Con il limite di tempo giornaliero è facile stabilire quanto tempo i tuoi figli possono trascorrere su Instagram, bloccando l'app fino al giorno dopo. Trovare un accordo su questo limite, però, può non essere altrettanto facile. Scopri di più su come i nostri strumenti per le famiglie aiutano la tua famiglia a mantenere abitudini sane su Instagram. Visto, alla fine sono venuti tutti. Proprio tutti. Bioplastica. Compostabile. Seleziona cosa far entrare nell'umido e raccoglilo con sacchetti in bioplastica compostabile. Insieme rigeneriamo il pianeta. Da oltre 100 anni l'Isoform rende gli spazi che condividiamo accoglienti e protetti. Nuovo l'Isoform disinfetta e pulisce. Da oggi, con piacevoli fragranze 100% biodegradabili per un'intensa esplosione di freschezza. L'Isoform disinfetta, pulisce, profuma. Dicevano che non avrei fatto tanta strada, che avrei dovuto chiedere il permesso, che non avrei trovato il mio posto nel mondo. Che diavolo è Jack Reacher? Un complotto per uccidere 5 persone a caso? 4 persone a caso, per nascondere un bersaglio preciso. Tom Cruise in Jack Reacher, la prova decisiva. Martedì alle 21:25, sul 9. I dibattiti sono come duelli. Le chiacchiere stanno a zero. Questa maniera di fare politica per me è insopportabile. E il confronto, ora, è in prima serata. Siateci, eh. Accordi e disaccordi. Domani alle 21:25 sul 9 e in streaming su Discovery Plus. Buonasera Feltri, bentornato. Da settembre a... vabbè, la salutavo. Da settembre, dicevo, ha cambiato testata, no? Da Libero è diventato direttore editoriale de Il Giornale. Allora? Niente, era un modo per spiegare cosa? La sua... Ho cambiato testata. Certo. Mica sesso. Ma, chi la, ma nessuno lo sosteneva, no? Ero libero, sì, di sbavare per la Meloni. Sì, va bene. Ora ho il giornale su cui farlo. Ecco, iniziamo bene. Senta, allora parliamo di attualità, no? Dell'accordo della Meloni con l'Albania sull'immigrazione. L'Albania ha aderito subito. Ci mancherebbe altro, è ovvio. Non era scontato, eh? Ma come no? Come non era scontato? Hanno aderito subito perché gli albanesi ci sono riconoscenti. Sì. Visto che da decenni ci svaligiano le case. No, non cominci, la prego. Ma non cominci lei, ma che ma cazzo no, vuole? Ma non può dire una cosa del genere. La verità, gli albanesi sono bravi in quello. Non è vero. Gli italiani sono pizzaioli. Sì, ma neanche quello è vero. Gli svedesi fanno i mobili di segatura pressata. Ma perché deve ridurre tutto? Gli albanesi rubano negli appartamenti. Ma no. Infatti tutta Tirana è arredata con le suppellettili delle nostre città. Ma non può dire cosa, in particolare quelle di Bergamo. Ma si immagina. Visto adesso che da noi il bottino è più ricco. Certo. È di fattura più raffinata. Ma guardi, lei un cretino, sa niente. Scusi. Ma guardi, lei che lo sta sa che sui tombini a Tirana c'è scritto città di Bergamo? No. Sta dicendo, guardi, io capisco, ma sta dicendo delle falsità. Non si può dire una roba del genere, insultare una nazione, no. Dice delle falsità. Ma lei dice le falsità? No, falsità. Di cosa? Ma l'ha visto il completo di Rama? Sì, era un vestito blu normale. Grazie al cazzo, io l'ho riconosciuto subito. Ma perché? Faceva parte del guardaroba del commendatore Ambrosius Bergamaschi. Ma chi è? Ma dove? Che abita al di sopra di me in via Quadrono. Sì, ma non io lo incontravo sempre in ascensore. E aveva lo stesso che vestito. Bel vestito. Ma non è. Ma l'ha visto? Ma non è quello. Che poi gliel'ha rubato, piangeva da morire. Si tiri su. Ma non è possibile. È fattuale che i topi d'appartamento albanesi rubino al nord. No, non è fattuale. Perché se vanno a rubare nel mezzo
meridione, entrano cosa? Dentro una casa e non si capisce chi deve rubare a chi. E così abbiamo insultato anche tutti i meridionali, ma non ma si no. può, no. Ma no, no, no e no. Non è possibile. Capisco che però... Ma no, è normale, si chiama stallo messicano. Ma non è uno, ma lasci stare, si lasci guarda stare. E fanno... non è vero. Non, e non... comunque, proprio perché gli albanesi sono così bravi a farci sparire la roba da casa e a rivendersela... Cosa non vera. Che Giorgia sì. riascetti, sì, sperando perché? Che facciano lo stesso con gli africani che gli mandiamo. Ecco, lasciamo almeno da parte questo ragionamento ma sugli africani, per favore. Per favore cosa? Prende in giro. La situazione degli immigrati africani è insostenibile. Ma è un po' problematico. Sono arrivati persino a portarsi appresso i leoni. Ma no. Come è successo alla Dispoli. Ma lì era un leone che era scappato da un circo. E questo perché comunisti, no. voi come chi, voi, volete no. l'Italia piena di leoni e di sumaori e ma di cortellesi. Cosa c'è? No, scusi, cosa c'entra adesso Paola Cortellesi? Ma c'entra sì, ma non c'entra. Ha infestato l'Italia con questo suo nuovo film. Ma sta andando benissimo. Tra l'altro da poveracci, visto che manca usato la pellicola a colori. No, allora, guardi, quella è una scelta stilistica, un ma film che sta andando benissimo. Ma stilistica se ti rivolge a un target di cani, ma no, che vedono no. solo la scala di grigi. No, allora, senta, è una scelta... E comunque è un'opera insulsa. No, è bellissima. Senza alcun interesse. Allora, intanto questa è una sua opinione. La visto e non le è piaciuto. Ma basta. Visto cosa? Figuriamoci se io vado a vedere un film straniero ma, dove si parla tutto il tempo in romanesco ma senza sottotitoli. Ma non è straniero. Dico, già che l'hai fatto in bianco e nero, no. arriva fino in fondo e fallo pure sì, muto. Era ambientato a Roma, è ambientato a Roma negli anni 50. Ma come fa? Guardi, fortunatamente piace a tutti, quindi la sua opinione, per carità, ma... No, poi io non ho bisogno di vederlo. Ma no, ma va visto. Perché ne parlano tutti, denuncia una questione senza senso. Che cosa dice? Ossia, le donne sottomesse. Ma come? Quindi è palesemente fantascienza, ma in quanto dice? Oggi le donne sono libere. Ma no, ma no. Ma e no. hanno tutto quello che vogliono. Ma non è vero. Ma tutto quello che chiedevano gliel'abbiamo dato. Guardi che non è proprio così. Ma c'è sì, ancora così. Molto. Ma cosa no, minchia c'è... vogliono di più queste donne? Ma c'è un sacco di strada. Gli abbiamo dato la lavatrice. No, 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 no. Gli abbiamo no. dato la stirella, la il bimbi. Prego, non prego. Si chinano neanche più a spolverare no, no. perché hanno il robottino sì. che aspira sotto i divani. Senta, lasci perdere. Le abbiamo viziate così tanto che sì. non hanno più nemmeno bisogno sì. del nostro ciufolo no, perché no, si no. autorabanano coi dildi. La cosa sta. No, 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 si fermi. Tanto si non fermi. Si fanno più i bimbi. Si fermi. Però gli abbiamo dato il bimbi. No, no, hanno no, la no, planetaria no, no. Per sbattere le uova. Ma non c'entra niente ah, con no, i diritti. Non c'entra niente. Un cazzo, mia nonna no. sbatteva le uova a mano fino a 60 uova. Vabbè, ma erano. Perché cucinava per tutti, la chiamavano la betoniera. Sì, vabbè, ho capito, ma non è una altro cosa che stirella. Mia nonna si faceva venire la sì. febbre a 40 e stirava le camicie a mio nonno con la fronte. Ho capito, ma io spero la che piega non si... i pantaloni la faceva con l'ascella. Sì, va bene. E già che sudava si sdraiava a terra e col passo del giaguara dava una passatina ai pavimenti sì. che luccicavano. No, ma guardi, tanto non ci credo. Poi comunque erano altri tempi. Ma no? la colpa è stata di noi uomini ma che abbiamo fornito alle donne tutti i comfort. Ma cosa dici? Perché ci rompevano i coglioni, no. ma adesso che non hanno più da fare le faccende, stia hanno fermo. Più tempo per romperci i coglioni il doppio. No, no, e no, volevo no. dire, Presidente Rama, se cosa? Sei in ascolto, ti do il doppio. No. Lasciaci i Negir no. e portati in Albania le mogli. No, no. Andrea Zalone. Un applauso a tutta la forza degli scenografi, dei tecnici, dei cameraman, gli autori, le truccatrici, tutti, la regia, i montatori, l'audio. Dunque, fratelli, domenica. L'avete visto domenica qui su questo palco Beppe Grillo da Fazio? Io, Beppe per me, io ho una grandissima stima di Beppe. È stato un grandissimo comico, anzi no, che è stato? È un grandissimo comico. Poi insieme a Casaleggio ha dato vita a un grande movimento diventando un politico. 10 milioni di italiani ci avevano creduto tanto
tanto. Ecco, una cosa, Beppe, volevo dirti. Sei passato da avere la maggioranza in Parlamento a io ho rovinato il paese. Beh, se era una battuta non fa tanto ridere. Non è che te la puoi cavare portando via il cazzo come mina. Cioè, sembra che sia stato un tuo capriccio, Beppe. E domenica, su questo palco qua, ho visto Grillo comico che sbeffeggiava il Grillo politico. Cioè, faceva tutto lui. Per quasi un'ora ho sentito ripetere continuamente io. Io ho portato delle proposte a Draghi, io ho parlato dell'idrogeno, io sono anziano, io ho peggiorato il paese. Parlava solo di sé. Infatti Fazio non sapeva se far sedere sulla poltrona Grillo o il suo ego. Devo dire però che Grillo non è l'unico comico ad avere un ego grosso come un container. Perché da Craxi in poi noi abbiamo accumulato una schiera di egocentrici al potere da far cagare addosso Napoleone, raga. Cogito ego sum. È stato il nostro mantra degli ultimi 30 anni. Io ho messo lì solo 5 politici presi a caso, ma la lista, cazzo, sarebbe infinita. Comunque in Italia c'è una data precisa in cui la relazione fra ego e politica è diventata evidente a tutti. Era il 27 marzo del 1994, si votava per le politiche e per la prima volta un simbolo includeva il cognome del titolare come nelle pizzerie. Eccolo. Allora, non era mai successo prima. Cioè, da quel momento in poi, ogni simbolo di partito in Italia è diventato un citofono. Guarda, Salvini, Monti, Renzi, questa, secondo me, non è democrazia, questa è egocrazia. È il destino che spetta a tutti i politici egoriferiti. A un certo punto lo show, non so, è la voglia di apparire, prende il sopravvento, prevale sulla ragione. Ed è così che si generano i mostri. Lui era un politico affermato, anche coi suoi estimatori, se vogliamo, ma ormai, cazzo, è andato oltre, è diventato il re della battuta. E da questa settimana anche con l'accompagnamento musicale, la sottolineatura di piano, il riff, come dicono a Broadway. Guardatelo. Diceva Stuart Mill, un grande teorico del liberalismo, the worth of a state is the worth of the individuals composing it. Il valore di uno Stato è rappresentato dal valore degli individui che lo compongono. Noi abbiamo delle risorse finanziarie che si chiamano fondi sviluppo e coesione. Da un anno e mezzo quasi è tutto bloccato. Non arriva un euro al Sud. Noi abbiamo una destra che è arte povera, diciamo così. C'è un esponente di vertice della destra europea che ha avuto uno slancio di fantasia che nessuno di voi qui presenti, sono sicuro, riuscirebbe mai ad avere. Nessuno di voi sarebbe capace di chiamare due figli Apache e Geronimo. Una pace. Nel caso la dichiarazione del partito non le permettesse il terzo mandato, cosa farà? Quello che ho sempre fatto nella mia vita, ho deciso io a prescindere, punto. Io ho il programma per rendere autonomo dal punto di vista idrico la Campania nell'arco di 3-5 anni. Dobbiamo realizzare 15 nuovi ospedali, completare la transizione ambientale, i rifiuti e pippe varie. Cioè noi ragioniamo sulla base del destino della nostra comunità, non delle palle che hanno in testa quelli che a Roma non hanno niente da fare. Non so se è chiaro. E in ogni caso, ho detto nella mia trasmissione, abbiamo il privilegio, il ministro delle cerimonie che è Scorrazza. E ogni fine settimana abbiamo San Giuliano, che sta a Napoli. Se, ecco, fate uno scambio. Ecco, tu torna a Napoli e San Giuliano mandalo a Milano. Andiamo a Milano.
Buonasera. Potremmo iniziare con un... Presidente De Luca. Potremmo iniziare. Scusi, Presidente, la siamo... La Campania non funziona. Ci sarei anch'io. Presidente. Potremmo iniziare, maestro, con un... Scusi, ci sono anch'io. Volevo... Possiamo fare un fa diesis minore all'inizio. Ma con chi parla? Ma la... Fa diesis minore. Niente, parla. Mi piace con... molto quando al fa diesis minore va alla sette. Alla Presidente, scusi, naturalmente dalla settima poi fa in re major 7 sì. E finisce con un si, con un sì. Va bene. Un si maggiore. Cosa sta? Sesta? Ah, mamma mia. Vuol fare la sesta? Niente, va avanti. Facciamo settima. Facciamo mettiamo settima. Un'ora in più. Tu lo provi? Se ti piace, fai la sesta? Se no, sì. Desisti. Presidente, cosa vuole lei di Torino? Cosa vuole? Chiedo cosa sta facendo, non capisco cosa sta facendo. Ma non vede che sto provando? Ma cosa sta provando? Ma come sto provando? Sto provando il piano dopo le mie battute, la prego. Ah, vabbè, ma adesso non è il caso, No, l'importante è che lei non mi faccia il mi. No, vabbè, il ma... Il mi no, perché la sigla è mi, è la sigla di Milano. Non ne frega niente adesso, stiamo... No, no, in Milano mi interessisce. Ho capito. Fai tutto, ma non vale la mia. Va bene, non deve fare la mi di Milano. Ci può spiegare un attimo, per favore, non lo vede che sto provando. Ma ho capito che sto provando. Maestro, facciamo una piccola prova, vado. Ma cos'è, okay? Ma cos'è sta roba? Che è? Cos'è? Il ministro San Giuliano. Ma è? Buona, ma... Ma cos'è? Ma di... Il ministro San Giuliano è il ministro della cultura. Quando in casa gli salta la luce e la moglie lo manda al quadro elettrico, lui davanti al quadro elettrico non tira su la levetta. Cosa fa? Cerca la firma dell'autore. Vabbè, ma no, ma adesso l'accompagnamento... Non era male, non era male, può andare. Ma si può andare. Ma si può non era male. Ma non era male. È partito pure... bella roba assai. No, ma Beva, ma non ci interessano le battute, scusi. Dobbiamo fare un'intervista. Cos'è sta roba? Cosa sto facendo le prove col maestro per coordinarmi quando vado in giro a presentare il mio libro. Sì, ma lei è presidente... Faccio la battuta, applauso e sottolineatura con accordo di piano. Sì, ma lei è un presidente di regione. È una vecchia idea che io regalai a Maurizio Costanzo. No, non credo, non credo. Adesso non... No. E qui fa Ma non andiamo avanti. Qui fa No. È stato bello, una cosa. Bel fiore. Allora... Per favore. Di tanto in tanto, naturalmente, qualche citazione in inglese, ma mi lasci provare, per favore. Ma l'abbia già provato, no? Un attimo, vado sulla russa. Ma no, ma non ci interessano le battute. Ignazio la russa, ha chiamato i figli Apache e Geronimo. Va bene, dai. Dio, patria e tribù. Che c'è oggi per pranzo? Risotto alla crema di scalpi. Quella, certo. A Natale non si scambiano gli auguri, ma solo gli aug. Questo è bello, questo è bello. Ma è bella, ma perché deve fare il cabaret? Perché? Non ha bisogno. Perché la russa è un politichetto che a casa sua è il busto del duce che si imbarazza a stare a casa di la russa. No, vabbè, adesso... Come diceva Jack Freeman Clark. Chi? Ha visto che citazione? Ho visto, ma non so cosa sia. A politician thinks of the next election, a statesman thinks of the next generation. Se ci traduce che non tutti... ho capito, ma non so se tutti hanno compreso. Un politico pensa alle prossime elezioni, lei di Torino, non sa l'inglese. Uno statista pensa alle prossime generazioni. È famosissima. E poi ci sono io, che da statista, nonostante il PD, vincerò l'elezione per le prossime 23 generazioni. Anche meno. Ed in campagna rifarò il piano idrico e realizzerò 15 ospedali. Vabbè. Che cazzo, non è una battuta, che fa? questo è vero. Non l'ha capito. Questo è vero. Vede, c'è la battuta, ma poi c'è il dramma. Lo so, ma vedi a voler fare il cabaret, poi uno non si mette d'accordo. Non era una battuta. Ho capito, ma lasci stare adesso. È un preciso e concreto programma politico, vabbè. Sì. Questo è tutto, vabbè. Infatti, vabbè, ma non si arrabbia. Boicottato dal ministero, il ministero a capo del quale c'è Fitto. Vabbè, c'è Fitto. Chi è causa del suo mal? C'è ancora indignazione, c'è ancora... Mamma mia, vabbè, che cavolo. Ma infatti non deve mettersi su sto piano col maestro. Fitto! Aia! Cos'è? Cosa c'è? Ho un fitto allo stomaco. Ma dai, no. E qui andava fatta. Vabbè, non ne usciamo. Però ragazzi... Non ne usciamo. In che studio sono capitato. Non ne usciamo. Comunque non era il capolavoro. Ma che ne sa lei? Che ne sa lei? Che è di Torino. Ma Fitto, eppure il maestro di Bustarsizio. E cosa c'è di male?
La nebbia qui a Torino è a Busto Arsizio, è spessa, ma è no. cotone, è cotone. Ottunga certo. il senso dell'umorismo. Va bene, se ne faccio una facile. Basta. Geronimo La Russa, quando deve firmare i documenti, serve una penna? No, grazie, c'ho una delle mie. Vabbè, questa, va bene. Questa è bella, questa io si non bella. So cosa questa le serve a fare il cabaret, beva. Perché deve fare le cabaret? È un presidente di regione. Canta pure, siamo a posto, vai, vai. Two lonely people were in the night. Sì, questo è Strangers in the Night. Eh? Beh. Ho capito, ma cosa c'entra? E allora che c'è? No, perché io l'ha nelle fatta? Citazioni, ma io posso spaziare nelle citazioni. Ma non ci interessano le citazioni. Lei di Torino non spazia, rimanete lì. Ma vabbè, l'hai preso quello, l'hai preso, no. Io noi spaziamo. Ho capito, lei deve noi a Napoli abbiamo una fantasia straordinaria. Bravo, bravo, bravo. E poi bravo. Mi escono anche da sole. L'altro giorno dovevo chiamare taxi, mi è uscita una frase di Mark Twain. Strangers in the night, hai capito? Strangers in the night. Che non è perché nella notte del PD sì. io sono uno straniero solo nel buio di questo partito, diretto da Elena Schlein, una che parla tre lingue, ma da nessuna esce qualcosa di senso compiuto. Non offenda, non offenda. Una che se in piazza vede le bandiere rosse, non cerca Landini, ma l'armocromista per sapere che vestito abbinare. Ah, ho capito. Ma che fai, l'allegretto? Ma non fare l'allegretto, ma maestro! Era questa carina. Era una battuta, sì, ma con indignazione! Vabbè, ma era stacchetto carina. Grave! Io trovo veramente imbarazzante sta roba. Ma anche cioè, studio sono capitato. Ma non ha senso. Ma anche studio sono capitato. Ma io non lo so. Sono circondato da una parte la destra inadeguata che sblocca i fondi al sud, che li blocca. Seriamente. Tanto che i soldi che ci servono siamo costretti a rimediarli prendendo gli euro nei carrelli, fuori dai supermercati. Non esageriamo. Però e dall'altra parte il mio partito stesso, che mi tradisce. Sì. Come anche scritto nei Vangeli, tu cosa? Schlein, prima che il gallo canti, no, mi rinnegherai il terzo mandato. Ma questa proprio non c'è nei Vangeli. E invece qui... Devo fare il terzo, il quarto, il quinto. Questo è il mio spettacolo. E sul palco della Regione Campania devo battere il record di durata in scena di Cats. Il musical deve durare più del musical. Va bene, va bene. Però non... Io qui in Campania devo realizzare e realizzerò l'efficientamento della sanità, sì. il rispetto totale delle norme stradali e il 100% di scontrini emessi. Oh, meno male. Ma che ti suoni, animale? Questo non erano battute! Ah. Oddio, pensandoci bene. Suona, suona! Andrea Zalone! Grazie ragazzi, guardate che rapidità, guardate che rapidità. Grazie ragazzi, grazie. Mi fai vedere il titolo, Massimo? Assenteismo al policlinico di Bari, timbravano e andavano in palestra. Ci risiamo, fratelli, con l'assenteismo. Da noi è una piaga che dura dalla notte dei tempi. In Italia è nato prima l'uovo o la gallina? L'uovo, perché la gallina era in palestra. Ma io mi chiedo, ma nel nostro paese, per questi casi, non dovrebbero intervenire subito gli ispettori del lavoro? Se li trovi, gli ispettori del lavoro. Ravenna, ispettori del lavoro assenteisti. Non ne usciremo mai. Io non voglio essere drastico, ma sta gente si merita solo una retata dei carabinieri, ragazzi. Carabinieri forestati, assenteisti per l'interrogazione di collega. Cioè, è evidente, in questo paese non possiamo farcela, dovremmo estinguerci, morire tutti, solo che non possiamo perché non si trovano più nemmeno i medici legali. Torino, professore assenteisti a medicina legale, indaga la procura. Poi lo capite perché è arrivata a quest'ora, io ho bisogno di fuggire dalla realtà, questo lo capite, no? È per questo che mi sono inventato un mio spazio onirico, tutto mio, utopico, il Mentana che vorrei. Sigla. Buonasera e benvenuti al Mentana che vorrei. Offerta una cena nel ristorante evidentemente
di Cannavacciuolo, ai passeggeri del Frecciarossa Milano-Napoli che hanno dovuto subire un ritardo ahimè di 6 secondi. L'amministratore delegato di Trenitalia è stato spedito nel centro rieducazione ferroviari di Tirana. Il commento del premier albanese Edi Rama è stato: quando il treno ritarda in Italia, Albania c'è. Annunciato un CT davanti al Ministero dei Familiari degli Statali, che non solo non sono più assenteisti, ma continuano a rimanere in ufficio più del dovuto. Tornate a casa almeno la domenica è lo slogan della protesta dei figli, ma dalle finestre degli uffici gli statali hanno urlato: e ci piace tanto lavorare per lo Stato. Il rappresentante delle imprese di pulizie filippino ha dichiarato: io non potere mai pulire scrivania perché il signore è sempre lì a lavorare. Roma. Roma, premiato con la medaglia d'oro al valor civile dal presidente Mattarella, gli unici due portinai in Italia che durante la pulizia delle scale non si fanno i cazzi dei condomini. Ormai è ufficiale, divieto assoluto nelle città di ritirare il vetro alle 6 del mattino. Dichiarazione shock degli addetti alla raccolta: è vero, possiamo benissimo farlo alle 21, lo facevamo alle 6 perché ci svegliavamo alle 4 e ci sentivamo tanto soli. Approvata in Consiglio dei Ministri la riforma sulla tassa dei rifiuti, i cittadini da gennaio smetteranno di pagarla, ma saranno i comuni a versare sui loro conti correnti evidentemente 400 euro al mese per le ore passate a differenziare il secco dall'umido, a lavare le scatolette. È un tema sentito dagli italiani, dicevamo, a lavare le scatolette di tonno, a cercare di staccare con le unghie le etichette dalle bottiglie. È previsto anche un bonus di 10 euro per tutte le ore passate davanti ai bidoni a domandarsi: ma le stringhe delle scarpe dove cazzo si buttano? Sigla! Fratelli, la puntata finisce qui. Vorrei dedicare questa puntata a Sandro Baldacci, regista genovese che ci ha lasciato ieri. E io sono molto legato a lui e ai tre, e agli altri due attori con il quale io ho fatto Barbari di Barry Keefe. È la cosa più bella che ho fatto in teatro, più credibile. Non ero cane, ecco, l'unico spettacolo in teatro dove non ero cane. Era bellissimo. 3 ore di spettacolo, mi ricordo che avevamo guadagnato 200.000 euro in 2 anni. No, 200.000 lire, scusate, in 2 anni. Era il 1986. È bellissimo. Io interpretavo una parte drammatica. E grazie a Sandro Baldacci, che ha creduto in questo progetto, abbiamo fatto 3 mesi di prove, è stato bellissimo. Ieri se n'è andato, allora volevo dedicarla a Sandro. Ciao Sandro. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Vi voglio bene, buonanotte. Thank you.
cosa sono, dove sono, dove sto andando, su quale pagina mi trovo, quale universo, chi sta guidando. Cosa sono, dove mi state portando, a quanti passi dal traguardo, se resto ancora, quanto ci perdo. Mani e lingua legati dai vostri soldati, cervello telecomandato dalla TV di Stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Cosa sono, dove sono, quanto costa il mio tempo, cosa stanno tramando, per chi stiamo vivendo, chi ci sta bombardando. Cosa sono, qui si sta surriscaldando, bruciano già i piedi, onde alte dei metri, ci stiamo estinguendo. Mani e lingua legati dai vostri soldati, cervello telecomandato dalla TV di Stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Non ho mai capito perché tanto dolore, questa rabbia ormai è una gabbia in cui ho rinchiuso il cuore, deluso da ogni cosa che credevo giusta, gettata nella spazzatura, entrata tutta in una busta, qua tutto marcio, dalla testa ai piedi, solo se non vuoi vederlo non lo vedi, quando ti sei reso conto che è tutto sbagliato, è troppo tardi ormai, hanno inventato un altro stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, disobbedisco al sistema, questa messa in scena. Come posso io risolvere la cosa?
felicità, dov'è? Dove posso trovarla? Come posso io risolvere la confusione? Come posso domarla? Paura di essere diverso dalla massa, faccio il boia almeno quando è in corso una matassa, odio la rissa, però la fissa per il mio orgoglio. Io non mollo, non cerco comprensione, non amo i complimenti e odio quando tutti stanno in fila sull'attenti, col busto dritto ma la lingua tra i denti. Io non mollo. Aspetterò quel giorno in cui mi metteranno in lista per entrare anch'io e scendere in pista, ballare fino a quando non finisce la festa. Finché non mollo, io non mollo. Mi hanno mai convinto le vostre ragioni quando dite che mi servono le raccomandazioni, ma la musica non è per coglioni. Io non mollo. Chiedono soldi in cambio di successo, ti portano ad X Factor, buttano nel cesso. Per qualche bella piotta avrò visibilità e quei 5 minuti di celebrità. Costretta a scrivere solo canzoni d'amore, vuote la mia piuma incarcerata per ore. Pregherei un Dio come nelle favole, ma non posso credere di nuovo nelle favole. Siamo fatti che non so descrivere, perché certe cose le devi vivere. Siamo macchine da portare al limite, attimi da scrivere. Siamo fatti di noi stessi e degli altri, coi contagi alti, vedo a scatti. Forse perché siamo fatti che si succedono, lo sai, lo sai. Che ora guardo pure Sky, lo sai. Lo sai che non moriremo mai, il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare, il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, niente che ci possa separare, il fatto è che non c'è fatto come te. Siamo passi sopra terreni arsi di senso, siamo dentro momento dopo momento, fatti di vento, sazi di mentos. Il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare, il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, che ci possa separare, il fatto è che non c'è, il
fatto che non c'è un posto più bello di te dove viaggiare. Il fatto è che non c'è un posto più bello di te. Il fatto è che non c'è un posto più bello di te dove abitare. Il fatto è che non c'è un posto più bello di te. E ridere a crepapelle sotto le stelle a contatto con la nostra pelle. Il fatto è che non c'è niente più bello di te. Un fatto come te. Il fatto è che non c'è. Il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare. Il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, niente che ci possa separare. Il fatto è che non c'è un fatto come te, lo sai e non moriremo mai, lo sai, lo sai, lo sai, che non moriremo mai, lo sai, lo sai. La sabbia era ritma casic, o rutufli era ritma casic, a mai fos, a mai fos. La ruta nalera prestasi, arruappas nesere vivas. Amai colus, amai colus. E cula leva non aveva i, e corca luce di Roma ori. Lo poplet ne plia fi, o tu ia nuena plia di, amai folos, amai folos. Ecco valeva nu aveva i, e capidolos aval rapè. E Roma era su nevasi e mi si leve socolo vede. A ruta nalve e noi sommelle e traucalve e noz nache cresi legna, amai legna, amai colo, amai colo, amai colo, amai colo, amai colo. Amai colo.
ragione, ma le soluzioni non vengono da sole. Ma lascia andare quel pensiero all'alba da quel ponte nero. Davanti il sole nasce in mezzo al pianto i binari del treno. Aumentano i consumi delle caldaie e daje che ritorneranno ancora i bonus vacanze e daje sono promesse latitanza a chi sceglie di stare dentro le proprie celle. Sono permesse le carezze ma dipende dalle circostanze, dipende, forse dipende da chi decide, chi sceglie. Dipende, forse dipende da quanto costa, quanto si spende. Dipende dalla curva se scende e da quanto si vende. Dipende, dipende, dipende se nessuno si offende. C'è anche il numero verde e dai Italia, dai gente. Dipende, forse dipende da niente, da sempre, dalla tua mente. Dipende, c'è gente che non dipende da niente, c'è gente che si difende da sempre. E daje, ha paura chi non è mai stato sulle faglie. È dura, il mondo è pieno di battaglie, ma non vince la cultura. E daje, che ci rimborsano i biglietti, torneremo nelle fogne sui traghetti. Non crolleranno più ponti, ma faremo delle grandi muraglie tra i ghetti. E dai, pagheremo gli affitti con il bonus relitti, coi sogni interrotti. E dai, torneranno gli abbracci, butteremo via i cocci. E dai, Italia coi suoi mostri. Dipende,
forse dipende da niente, da sempre, dalla tua mente dipende, c'è gente che non dipende da niente, c'è gente che si difende da sempre e dagli Italia, dagli gente dipende, forse dipende da niente, da sempre, dalla tua mente dipende e dagli Italia, dagli gente, dagli Italia, dagli gente. Marino, ma mi rimane la musica e qualche casino ad accendere
chiederti scusa quando l'odio mi assale, perché non voglio morire più. Già si sente in gabbia e crescono i seguaci dell'impero. Non sembra vero ed alla fine forse è più sincero. Chi vede nero ed è troppo stressato, perché il futuro è cieco ed il presente è già passato. Il sole dentro te stesso ti scalda il cuore, ma il cuore io dove l'ho messo? In fondo al mare, dentro un amore, in cima al letto, sotto le suole delle scarpe. 39, numero fisso, me la prendevo con me stesso. Lo so che non risorgerò, questo non è un e forse è meglio che sia tutto come un lunedì. Ma sì, non morirò, perché non vivo per un like, non uso i bot. Odio l'arresto, ho rifiutato più di un posto fisso, che se sto troppo fermo io collasso, perché ogni giorno devo fare un passo verso me stesso. Non c'è una direzione che mi piaccia, devo
sono l'acqua, il tempo e la borraccia. Non vivo col terrore nella tasca. Odio la massa e basta. Sono uno stronzo, tra due minuti già sono sbronzo e me ne frego della cassa, del capitale. Voglio morire su un'astronave asceso al cielo. Non sarò il primo, sarò il secondo a finire su un Vangelo, ma so che non risorgerò. Questo non è un film e forse è meglio che sia tutto come un lunedì. Ma sì, non morirò, diventeremo dei robot coi fili burattini dai profili al top. La mente, tamburi che martellano il presente, le percussioni on the road, ferme al download. Sognavo ma eravamo persi, all'ombra di un gran canyon, filmavo con la Canon, grandi film americani, nel cervello gli uragani. Non ricordo dove sia, casa mia, la polizia che rompe, sarà una fantasia. Dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso, sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio, mi sento morire se non facciamo più a botte qui. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così. Tutto sembra intatto, senza un difetto. Sento l'acqua nelle vene, nuota le sirene. Silenzio una chimera, liscia come cera. Infiammo una preghiera. Ma se tutto fosse vero, non sarebbe tutto nero. Dante Alighieri, i carabinieri, le guerre di potere, economiche barriere, in condizioni estreme siamo vivi e morti insieme. Ma dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso, sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio, mi sento morire se non facciamo più a botte qui. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così. Quando sdraiata sul tappeto mi venivi a consolare, non sentivi la paura, era spettacolare. Le passeggiate all'alba, il fresco dell'estate, per non cancellare le ore scontate insieme. Sembrerà banale, la pioggia non sembra più reale. Di te che sei scomparsa poco prima di Natale, adesso dentro e fuori c'è il delirio universale. Ma dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso, sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio, mi sento morire se non facciamo più a botte qui. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così. Sì. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così, che mi fanno bene, sì.
vorrei una vita a quattro zampe, senza indossare le mutande, e verso l'alba pancia all'aria accanto a te, vedere il sole sorgere. Vorrei una vita da felino, che può restare sempre bambino, e consolarmi coccolandomi con te, per poi tornare a piangere. Vorrei una vita Barilla, con più camomilla e meno caffè, e se ci sei te, la vita è più bella, con pane e Nutella può rinascere, rinascere. Vorrei una vita con un po' di spray, io che la coca non l'ho presa mai. Vorrei una vita a mulino bianco, ma non scambierei con nessun altro la vita di Marco. Vorrei una vita a quattro zampe, per affrontarla con le unghie, sentire meno freddo, avere un altro sangue, lasciare le mie impronte in ogni istante, e miagolando piano piano farti capire che ti amo, che non ti abbandono, non sono come un essere umano. Vorrei una vita Barilla, con più camomilla e meno caffè, e se ci sei te, la vita è più bella, con pane e Nutella puoi rinascere, rinascere. Vorrei una vita con un po' di spray, io che la coca non l'ho presa mai. Vorrei una vita bianco, ma non scambierei con nessun altro la vita di Marco. E la casilina nel buio la notte, mentre correvo un po' fatta, senza paura di essere forte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Mi mancano i nostri scherzi, i nostri sogni illusi e persi, i tuoi messaggi appena sveglio, la birra calda e le sigarette. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Oh.
Mi mancano le nostre canzoni tristi, scritte in cucina, colme di ira, logorante l'attesa di voi artisti, di chi come me artisti aspira. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Cresco ma sento tutte le grida di chi dalla cima si butta ed affronta, usa le lacrime come pesticida e con il sangue lascia un'impronta indelebile sul suolo, trova un pensiero represso dal volto dell'odio. Amore, ricordati di noi se esisti davvero, perché qua giù di vita si muore. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte.